Taglio e arsenico nell'acqua. I comitati chiedono un piano di risanamento delle zone di Val di Castello e Pollino. Il comune di Pietrasanta cerchi fondi europei per intervenire e risolvere. Vola la Nautica a Viareggina, ma preoccupa la manovra. Bilancio di fine anno della Confindustria di Lucca. Cantieristica ancora col segno più. Timori per la frenata del governo sulle infrastrutture. Una casa per chi soffre, ecco la prima in Versilia, finanziata dalla Regione Toscana. La struttura pubblica sorgerà a Massarosa, ospiterà persone con gravi disabilità e prive di sostegno familiare. Auditel, Noi TV ancora in crescita, ancora prima, avanti con i suoi 95.725 ascoltatori, primi assoluti per gli ascoltatori fissi. Ok. Il ritorno al Pala Barsacchi di Alessandro Bertolucci. Sabato sera la super sfida fra il CGC e il Sarzana, guidata dall'ex mister bianconero viareggino. Il forte va a Scandiano. Ben ritrovati con l'informazione del TG Noi Versilia. Lo avete sentito dai nostri titoli, c'è ancora forte preoccupazione per l'inquinamento dell'acqua da Taglio e non soltanto a Val di Castello e dintorni. Hanno parlato i comitati dei cittadini ai nostri microfoni, non si sentono ancora sicuri. A preoccupare i comitati è anche la presenza di arsenico rilevato in estate in un pozzo del Pollino, e ci si rivolge al comune di Pietrasanta, all'amministrazione, trovare fondi per intervenire. Sentiamo il nostro primo servizio. Gaia ci taccia tutte le volte che se facciamo allarmismo inutile. Noi non facciamo allarmismo inutile, noi diciamo che Gaia ha fatto alcune cose, però non siamo tranquilli perché ogni tanto ci abbiamo ancora questi problemi di taglio nell'acquedotto. Non è finita l'emergenza Taglio per i cittadini di Val di Castello, riuniti nel comitato che da ormai 4 anni si batte contro l'inquinamento, potenzialmente tossico, dell'acqua pubblica. Non sono bastate le ultime rassicurazioni date da Gaia e dal Comune, nonostante i massicci interventi di lavaggio delle tubazioni, le sostituzioni degli acquedotti e delle tubazioni private, il taglio c'è ancora. Alcune settimane fa, infatti, ne è stato rintracciato in quantità notevoli, 28 UGL contro lo 0,5 previsto, in una casa abitata del paese, nonostante la sostituzione dei tubi domestici e pubblici. La stessa Gaia ha ammesso che ci sono ancora una decina di casi sporadici. Ripeteremo noi anche come comitato alcune analisi per essere tranquilli, per rendere tranquilli gli abitanti, perché ci sono dei problemi. Fra l'altro il Consiglio Superiore di Sanità ci ha detto chiaramente all'ultimo tavolo tecnico che basta un flusso, invertire il flusso dell'acqua nel tubo o un aumento di pressione, all'interno di questi tubi particelle di taglio si possono muovere. Il dito è puntato sull'ex discarica di Rezzaio, inquinata da residui delle miniere, e sull'efficacia dei lavori di messa in sicurezza appena eseguiti dal comune di Pietrasanta. Ma a preoccupare i cittadini è anche l'arsenico, rilevato in estate in un pozzo della zona del Pollino. In un pozzo, se per voi pensate che sia normale che sia 798 di arsenico, a me mi sembra una cosa che mi spaventa notevolmente. Per cui noi vorremmo sapere che cosa sta facendo il Comune, cioè i nostri amministratori, che per noi sono i nostri amministratori, per controllare e cercare di risolvere questo problema. Devono scendere su tutto l'asse del Baccatoio, vedere quello che porta oltre le miniere, quello che ha portato un inceneritore e quello che finisce in mare, e fare un piano completo. Ci sono anche dei fondi europei, sappiamo noi, per il risanamento di queste zone qui. Intanto il caso Taglio si appresta a tornare in tribunale a Lucca. Il 5 febbraio prossimo si terrà la prima udienza dopo il rinvio a giudizio di due dirigenti di ASL di Gaia, Ida Aragona e Francesco Di Martino, accusati di non aver agito nell'estate 2013 nonostante gli sforamenti già rilevati dall'Università di Pisa, che già aveva rilevato Taglio nell'acqua. I fatti sono avvenuti un anno prima che il caso scoppiasse con i primi divieti e le ordinanze firmate dal sindaco di Pietrasanta. Il dibattimento dunque entrerà nel vivo solo a primavera inoltrata e dovrà far luce sulle eventuali responsabilità di chi doveva vigilare sulla salute pubblica e sulla qualità dell'acqua.
L'economia, adesso ci sono note positive nel bilancio di fine anno della Confindustria, oggi risultati a Lucca, note positive in particolare per la cantieristica di Viareggio, dati incoraggianti, ma ci sono dei timori forti per la manovra economica che si appresta a varare il governo. Sentiamo. Buoni risultati per l'industria in provincia di Lucca, ma c'è preoccupazione per il futuro. Questa è la sintesi della conferenza stampa di fine anno di Confindustria a Palazzo Bernardini. A tirare le file è stato il presidente Giulio Grossi, che ha parlato di una situazione delle imprese nel 2018 tutto sommato positiva. Il settore carta cartotecnica ha chiuso i primi 9 mesi dell'anno in sostanziale pareggio, ma con un'impennata positiva proprio nel terzo trimestre. Molto bene la nautica, con previsioni incoraggianti anche per i prossimi mesi, in leggera frenata la produzione di macchine. Particolarmente positivi i dati dell'export, con un più 7,9 nei primi 9 mesi del 2018. Meno bene le prospettive per il futuro. A preoccupare gli industriali sono le misure prospettate dalla manovra economica, che prevedono il taglio dei benefici fiscali per gli investimenti e nella ricerca, oltre che per l'immissione di capitali propri in azienda. Si sta definendo la manovra, ci sono continui cambiamenti, alcune misure fiscali sono state eliminate rispetto agli 2 esercizi precedenti. È stato eliminato il superammortamento, l'iperammortamento ridotto, sono misure che erano state un po' la colonna portante di Industria 4.0 e di cui le nostre imprese si erano agevolate molto. È stata abolita l'ACE, è stato ridotto il credito d'imposta su ricerca e sviluppo. Abbiamo paura che queste misure penalizzino un pochino le imprese. A preoccupare è anche il ritardo nella realizzazione delle infrastrutture sul territorio. È proprio la notizia di ieri che vengono tagliate risorse, ad esempio per un'infrastruttura, quella ferroviaria, la Pistoia-Lucca. Ci sono altre infrastrutture che non vengono fatte, l'aeroporto di Firenze, l'ampliamento è bloccato. Mi sembra che non vengano bloccate altre misure invece a cui questo governo tiene di più, evidentemente reddito di cittadinanza, manovre pensionistiche, riforme previdenziali, diciamo. Quindi ciò ci preoccupa. La pagina di cronaca: controlli a tappeto degli agenti del commissariato di polizia di Viareggio, controlli che vengono accentuati, incrementati in questi giorni che precedono le festività natalizie. Nelle ore scorse controllate 20 auto e 40 persone, due italiani, un trentenne e un quarantenne, il primo di Carrara, l'altro residente a Vinci, sono stati fermati per il loro fare sospetto in una strada di Viareggio, in via Menini, avevano dei precedenti per furto, è scattato per loro il foglio di via obbligatorio. Stessa sorte per un nigeriano di 23 anni che è stato fermato in centro in via Zanardelli, segnalato in questi giorni per comportamenti molesti nei confronti dei clienti di una pasticceria della zona, è risultato sprovvisto di un regolare permesso di soggiorno e dunque è stato inviato al centro di permanenza e rimpatri di Torino per essere espulso. E per la cronaca c'è una notizia appena arrivata: risultano tutti assolti i 26 manifestanti che protestarono contro Matteo Salvini, attuale ministro dell'interno, nel 2015, quando venne a Viareggio a maggio per le elezioni semplicemente leader della Lega Nord. Risultano tutti assolti, erano accusati di adunanza sediziosa, fu ferocemente contestato, ricorderete, venne a sostenere la candidatura a sindaco di Massimiliano Baldini. Uno degli indagati era degli imputati, scusate, doveva rispondere anche del reato di accensione ed esplosioni pericolose. Erano difesi dall'avvocato viareggino Filippo Antonini. Vi daremo altri dettagli nelle prossime ore.
A Massarosa sarà realizzata nel vecchio edificio comunale di Via del Molinello, siamo nel capoluogo massarosese, una struttura destinata a ospitare persone con gravi disabilità, prive di sostegno familiare, una residenza per 5 utenti, 3 persone con disabilità e 2 in situazione di disagio economico. Questo perché un progetto presentato dalla Società della Salute, chiusa un anno fa, ha ottenuto un finanziamento di circa 100.000 euro dalla Regione Toscana, lo spiega l'assessore al sociale Simona Barsò, ex presidente della Società della Salute. In arrivo altri 180.000 euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, serviranno a ristrutturare l'immobile vecchio, datato come vedete da questa foto, che sarà dunque adibito a residenza con camere, soggiorno e tutto ciò che serve per ospitare queste persone. Parliamo adesso di turismo, promuovere e riempire la Versilia non solo d'estate ma anche d'inverno è possibile. E come? Grazie a grandi eventi. Sentite il servizio di Silvia Toniola. Promuovere il territorio della Versilia tutto l'anno sul modello Alto Adige perché sia attrattivo sia d'estate che d'inverno. C'è ancora molto da fare, ma secondo gli esperti del turismo siamo nella direzione giusta. Ne è convinta Beatrice Tacco, la titolare dell'Hotel Esplanade, presidente del consiglio di indirizzo della Fondazione Carnevale e per molti anni alla guida degli albergatori di Viareggio. Il richiamo dei grandi eventi culturali, dai Rolling Stones al Carnevale, dal premio Michelangelo all'appena annunciato concerto di Jovanotti sul Muraglione. È questo l'unico modo per dare prestigio al brand Versilia. Incontriamo operatori da tutto il mondo e devo dire che c'è un grandissimo interesse per la nostra destinazione, non solo come destinazione mare, ma come destinazione di cibo, vino, divertimento, cultura, arte. Pertanto noi dovremmo insistere e fare sinergia col nostro territorio e fare in modo che il brand della Toscana possa, diciamo così, includere ancora di più e sempre di più Viareggio e la Versilia. La qualità che uno deve mantenere sempre alta sia durante il servizio sia durante l'organizzazione, specialmente negli eventi, quindi le aziende vogliono la precisione, la qualità, la presenza, la professionalità che speriamo di riuscire a portarla avanti per il futuro. Puntare sugli appuntamenti di qualità è, secondo l'albergatrice, la chiave di volta che ha già dato risultati immediati. La storica struttura alberghiera per le feste natalizie ha registrato un incremento di presenze del 7%. Non solo grandi nomi per attirare turismo, ma impegno quotidiano sulla qualità, potenziando ad esempio gli eventi collaterali del Carnevale. Quest'anno abbiamo deciso di dedicare l'edizione 2019 alle donne e abbiamo quindi chiesto alla città e alla Versilia di partecipare attraverso eventi dedicati alla donna nell'arte, alla donna nel mondo del lavoro, della salute e tutto quanto. Quindi ci saranno veramente delle ricche sorprese. Una proposta di restauro per Torre Beltrame al Salto della Cervia, siamo fra Montignoso e Pietrasanta, è quanto elaborato dagli studenti della Quinta C del Liceo Scientifico Michelangelo di Fortoremarmi, un progetto presentato giovedì a Villa Bertelli, realizzato a seguito dell'esperienza di alternanza scuola-lavoro dell'ultimo anno scolastico. I ragazzi hanno sviluppato alcune soluzioni progettuali relative all'utilizzo della torre, ipotizzati 5 progetti: un ostello del Pellegrino, ostello della gioventù, un museo, un centro di documentazione, sala conferenze, progetto assistito e supportato dalle docenti Marta Signorini e Francesca Gaspari. È stato possibile grazie alla collaborazione dell'ingegnere Ugo Davini, che ha seguito tutte le fasi del lavoro. Un progetto, una proposta di restauro che ha trovato il plauso anche dell'amministrazione comunale di Fortoremarmi, presente alla giornata di presentazione la consigliera Sabrina Nardini. Andiamo adesso invece a parlare di Mario Tobino, indimenticato personaggio di spicco della cultura e della scienza di Viareggio. Pochi giorni fa l'anniversario, il 27esimo dalla sua scomparsa, si cerca di dare nuove prospettive da parte della fondazione che porta il suo nome per legare il nome e il lavoro dello studioso alla Versilia. Sentiamo.
riscoprì i valori del territorio attraverso la letteratura del Novecento. In occasione dell'anniversario della morte del poeta della follia, Mario Tobino, si è tenuto il convegno Dalla parte del mare, Tobino e la Versilia nel Novecento, in cui sono stati presentati i primi risultati di un'ampia ricerca, ideata e programmata dalla Fondazione Mario Tobino, sulle vicende della cultura della Toscana nord-occidentale dall'Ottocento agli anni più recenti. Il focus è sulla letteratura, la sola, secondo Tobino, in grado di mettere ordine nella vita per estrarne un senso comune a tutta l'umanità. Così come lo stesso scrittore e psichiatra si sforzava di mettere ordine nelle menti sconvolte dei suoi pazienti per reintegrarli alla quotidianità. Letteratura come introspezione, dunque, ma non solo. Da questa ricerca emerge un Mario Tobino integrato in un territorio culturalmente vivace ed interconnesso, che ha fortemente influenzato la sua personalità e così anche la sua opera. Parliamo di quella cultura che tra Lucchesia, Versilia, Garfagnana ha visto una fitta serie di rapporti e presenze internazionali, di eccezionale creatività nei diversi orizzonti, dalle arti plastiche alla letteratura, dal cinema alla musica. È l'inizio di uno studio che appunto la Fondazione Tobino sta facendo sotto la guida di Giulio Ferroni, che l'ha sempre seguita fino dai suoi inizi, e che ci porterà a una conoscenza sempre più profonda della ricchezza culturale straordinaria del nostro territorio. E quindi sono studi che vogliono aprire la luce, vogliono aprire la strada per una conoscenza sempre maggiore della Versilia. Parliamo di noi adesso, parliamo di Noi TV, che resta ai vertici degli ascolti fra le emittenti televisive toscane, con la conferma di un primato, quello di ascolti medi più alti dell'intera regione. Sentiamo. In un novembre difficile per gli ascolti delle emittenti televisive toscane, Noi TV si conferma in controtendenza con i suoi 95.725 ascoltatori giornalieri di media. Non solo, ancora una volta siamo primi assoluti nel dato relativo agli ascoltatori fedeli, ossia quelli che sono presenti in ogni minuto della fascia secondo le rilevazioni ufficiali Auditel. Numeri che, al di là del trend di crescita, consolidano la leadership di Noi TV tra le emittenti toscane su base provinciale. I telespettatori ci hanno quindi premiato ancora una volta nella nostra scelta di puntare su una programmazione ampiamente basata sull'informazione e la valorizzazione del territorio. Le 14 edizioni del TG Noi e del TG Noi Versilia risultano ancora una volta le più seguite. Le trasmissioni di approfondimento politico e sportivo sono state premiate da voi telespettatori. Le nostre Effetto Versilia e Colori del Cerchio sono ormai un punto di riferimento non solo in provincia di Lucca ma in tutta la regione. E come al solito, per questi risultati, non possiamo far altro che ringraziarvi e con l'occasione tutto lo staff di Noi TV vi augura buone feste. E grazie naturalmente da parte di tutto il nostro staff appunto per la fedeltà e la fiducia rinnovata ai nostri telespettatori. Prima di chiudere la parte di cronaca vi ricordo un appuntamento di questo sabato con la musica, il Festival Canoro del Palio dei Rioni di Camaiore, appuntamento che ormai si ripete da molti anni, è la 12ª edizione questa 2018 con la conduzione affidata ancora al duo Giacomo Lucarini e Andrea Montaresi, appuntamento sabato 15 dicembre al Teatro dell'Olivo di Camaiore alle 21, si sfideranno dunque con le canzoni i rioni del Palio Camaiorese. Ci fermiamo per una breve pausa, tra poco torniamo di nuovo insieme con le notizie sportive del TG Noi Versilia, tra poco. Ben ritrovati, eccoci alla pagina sportiva. Hockey su pista in primo piano, occhi puntati naturalmente questo sabato sera sul Pala Barsacchi per l'attesissimo match fra il CGC Viareggio e il Sarzana, che vedrà appunto il ritorno al Pala Barsacchi dell'ex allenatore bianconero, il viareggino Alessandro Bertolucci, alla guida adesso della team Ligure. Sentiamo Roy Lepore.
Arriva sabato sera al Pala Barzacchi alle 20.45 il Sarzana dell'ex tecnico Alessandro Bertolucci, ospite del centro giovani guidato da Francesco Dolce, ex di turno, insieme all'attaccante Sergio Festa, per una gara sentita rispetto alle stagioni precedenti dalla tifoseria, che confida in una prova gagliarda da parte dei bianconeri, reduci dalla vittoria importante a Monza, e che hanno necessità di conquistare i punti necessari per poter disputare la finale 8 di Coppa Italia il primo 2-3 marzo del 2019. Il Sarzana occupa una posizione di alta classifica, probabilmente inaspettata all'inizio della stagione, quindi arriva al Pala Barzacchi per proseguire la striscia positiva e per cercare di fare bella figura. L'Hockey Forte dei Marmi è in trasferta sulla pista di Scandiano dell'ex tecnico e allenatore Roberto Crudeli, che regalò il primo scudetto ai rossoblù, reduce dal pareggio per 3-3 con il Sandrigo, mentre i rossoblù di Pierluigi Bresciani hanno superato con un perentorio 6-2 il Follonica, balzando in testa alla classifica. Quindi in questo sabato, in cui c'è il derby tra Monza e Lodi, intenderebbero difendere questo primato conquistato 7 giorni fa, anche se in coabitazione con il Valdagno, che ha superato in settimana nel recupero il Vercelli per 4-2. Veniamo adesso al calcio. In casa bianconera, notizia di poco fa, il Viareggio 2014 ha svincolato i centrocampisti Lorenzo Galassi, classe 91, e Mattia Grandoni, classe 1999. Sempre per il calcio si avvicina un appuntamento inedito ma già suggestivo, il torneo di Natale, il primo torneo di Natale organizzato a Pietrasanta dedicato ai baby calciatori. Sentiamo. 24 squadre, 100 partite in un solo giorno per la prima edizione del torneo di Natale a Pietrasanta, organizzato dallo Sporting Pietrasanta 1909 con il patrocinio del Comune e riservato ai baby calciatori nati fra il 2010 e il 2012. Tra i team iscritti, che sabato 22 dicembre si contenderanno il primo trofeo della storia, ci saranno anche i fortissimi settori giovanili di squadre professionistiche come Empoli, Fiorentina e Pisa. Presenti sui 4 minicampi allestiti allo stadio comunale, tutte o quasi le realtà dilettantistiche locali della provincia di Lucca. Fischio d'inizio alle 9.30. Il torneo è il primo di una serie di eventi sportivi che caratterizzeranno il nuovo corso calcistico di Pietrasanta. Testimonial d'eccezione il DS Ciro Capuano, ex lucchese, che dopo la sua lunga esperienza nel calcio professionistico da terzino fra Catania, Palermo e Bologna, ha deciso di sposare il progetto dello sport in Pietrasanta. Mi sono veramente messo tutto come stesso per far sì che il Pietrasanta possa ambire veramente a un calcio quello che conta, e quindi abbiamo iniziato quest'anno e posso dire che veramente che stiamo veramente bruciando veramente le tappe, e per questo devo veramente ringraziare sia il Presidente sia Simone Baldacci per quello che stiamo facendo e per quello che stanno facendo anche loro per me. Ci fermiamo qua con lo sport, tra poco di nuovo insieme la terza parte del TG Noi Versilia con gli eventuali aggiornamenti. Ben ritrovati, non abbiamo aggiornamenti di cronaca. Prima di salutarci, come di consueto, lo spazio dedicato agli auguri. Questa sera festeggia il suo compleanno Franco Ferrari, arbitro internazionale viareggino di hockey. Gli auguri arrivano da parte dei familiari, degli amici e dei colleghi. E tanti auguri anche a Monica Altemura di Viareggio, festeggia oggi il suo compleanno, gli auguri da parte della famiglia, dei parenti più stretti e degli amici. Ed è tutto davvero per questa edizione del TG Noi Versilia, vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro un buon proseguimento su Noi TV.